Tutte e a tutti, io sono Paola Casella, sono stata chiamata a moderare questa conferenza stampa e lo faccio con grandissimo piacere perché il tema che andiamo ad affrontare è un tema che è su tutte le pagine dei giornali, che siano cartacei o che siano via web, ed è un tema che ci riguarda tutte e ci riguarda tutti. Per affrontare questo tema da tutte le angolazioni possibili, mi fa molto piacere vedere un gruppo di rappresentanti che è trasversale. È molto importante trattare questo argomento in modo trasversale perché, di nuovo, ci riguarda tutte e ci riguarda tutti. Cominciamo con i saluti del Presidente del Gruppo Senatore Italia Viva, Enrico Borghi. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutte soprattutto. A me spetta non l'onere ma il piacere di poter portare i saluti del gruppo parlamentare di Italia Viva, il Centro Renew Europe, il ringraziamento a tutti quanti voi per essere intervenute e intervenuti, un ringraziamento particolare oltre che ai colleghi del gruppo che sono qui presenti, vedo la senatrice Musolino, il senatore Scalfarotto, alla senatrice Daniela Sbrollini, che è stata l'anima di questa iniziativa, che credo rappresenti al meglio insieme con Maria Elena Boschi e con tutti i nostri parlamentari che sono qui presenti, che sono quotidianamente impegnati su questi temi per rappresentare e significare quanto per noi è importante la questione che il 25 di novembre sarà ricordata. Il tema della giornata mondiale contro la violenza sulle donne è un tema di grande sensibilizzazione e anche di affrancamento culturale, lo dico da unico maschio alfa seduto a questo tavolo, e quindi c'è bisogno di un salto concettuale e culturale molto profondo per costruire una dimensione nella quale questo tema sia affrontato non solo dal punto di vista indispensabile ed essenziale della sanzione penale, ma anche da quello significativo dell'impostazione culturale, dell'impostazione antropologica, del recupero del senso etico, del rispetto della persona e dentro nel rispetto della persona dell'importanza della donna e del suo ruolo in questa società e in queste dimensioni. È un fenomeno che purtroppo, lo constatiamo quotidianamente dalla cronaca, è tutt'altro che in regressione, anzi, e proprio per questo motivo le istituzioni hanno il dovere di assumere specifiche iniziative. Questo nostro vuole essere un contributo che spero possa essere all'altezza di quel senso di responsabilità che le istituzioni democratiche devono svolgere per debellare questo fenomeno drammatico che noi non vogliamo diventi endemico e soprattutto non vogliamo che diventi quattro righe in cronaca che vengono spesso derubricate nel solco di una consuetudine. Ecco, c'è questo rischio, c'è questo pericolo, che è quello della assuefazione al dramma. Ecco, dobbiamo ribellarci a questa assuefazione e credo che le iniziative come quelle di oggi vadano in questa direzione. Quindi grazie e buon lavoro. Ora i saluti della vicepresidente Commissione Vigilanza RAI, Maria Elena Boschi. Buonasera e grazie. Grazie in modo particolare a Daniela Sbrollini, alla senatrice Sbrollini per aver promosso questa iniziativa e per essere stata anche capace di coinvolgere colleghe di tutti i partiti politici in un'iniziativa che ha la sua forza proprio nell'essere trasversale e culturale. E poi vengo diciamo a questo secondo elemento. Trasversale perché è così importante, lo diceva prima anche la nostra moderatrice, perché la sfida per arrivare a debellare la violenza nei confronti delle donne e in generale a diciamo affermare non soltanto sulla carta, non soltanto nella nostra Costituzione, ma nella vita vera una piena parità tra uomini e donne, richiede un impegno che va oltre il governo di turno, che va oltre
il Parlamento di questa legislatura, ma che è probabilmente, secondo alcuni, la vera sfida di questo secolo, come lo è stata in passato la sfida contro i regimi totalitari e come lo è stato nell'Ottocento la sfida per abolire la schiavitù. Quindi impegna ben oltre questo governo, impegna ben oltre questo Parlamento, ed è importante che ci sia un'alleanza trasversale tra le varie forze politiche e io dico anche tra uomini e donne, per cui insomma sarebbe importante una grande partecipazione maschile, e quindi ringrazio i colleghi che sono presenti, a cominciare ovviamente dal nostro capogruppo, da Enrico Borghi, perché altrimenti sembra sempre che sia una questione di donne, una rivendicazione delle donne o una forma di attenzione che soltanto le donne hanno. In realtà bisogna capovolgere la questione e partire proprio dagli uomini, esattamente il contrario. Allora, siccome è un saluto, voglio solo dare qualche pillola. Partiamo da dei dati. Io credo che partire dai dati sia importante perché, soprattutto alcune colleghe presenti, Daniela, Valeria, Valente, lo sanno, abbiamo messo anni, abbiamo fatto tanta fatica già per avere dei dati certi sulla violenza sulle donne e sui femminicidi, perché fino a qualche anno fa non avevamo neanche dei dati puntuali. È stata una dura lotta con l'Istat, col Ministero della Giustizia, col Ministero dell'Interno, che abbiamo sfatto quando eravamo al governo per poter avere dei dati. E cosa ci dicono i dati? Che negli ultimi 20 anni, per fortuna, gli omicidi volontari nel nostro paese sono calati in modo netto, quasi della metà, mentre purtroppo rimangono costanti i femminicidi. E quello che è il dato, secondo me, più indicativo, per cui parliamo di femminicidi in modo specifico, abbiamo individuato anche un termine per indicarli, è che quando l'autore dell'omicidio volontario è il partner o l'ex partner, solo nel 4% dei casi la vittima è un uomo. Se invece la vittima è una donna, questo dato sale quasi al 60%. Se poi allarghiamo alla sfera familiare, non solo quella del partner e dell'ex partner, si arriva quasi all'80%. Questo è un dato significativo da cui partire. Perché? Perché la nostra sfida non può limitarsi soltanto ad avere pene adeguate o misure preventive adeguate. Certo, è importante ed è importante che funzionino, perché poi è importante avere le pene, ma anche la certezza delle pene, ed è importante che le misure, diciamo, preventive funzionino, altrimenti ci ritroviamo con l'investimento dei braccialetti elettronici, come abbiamo visto anche purtroppo dai fatti di cronaca recenti, non ci aiutano a risolvere il problema. Ma la sfida è soprattutto educativa e culturale. Cambiare la mentalità, cambiare il modo di vivere le relazioni, l'accettazione non solo della parità ma anche della fine di un rapporto. E per questo è fondamentale anche il lavoro che facciamo attraverso l'arte, attraverso la comunicazione, attraverso iniziative come quella di oggi per l'appunto, perché dobbiamo provare a cambiare anche con l'aiuto di chi come Angela Prudenzi e altri possono avere più strumenti di noi per comunicare in modo efficace, cambiare approccio, cambiare linguaggio e cambiare modelli, anche perché quello che ci insegna l'esperienza è che mentre per fortuna non tutti gli uomini sono necessariamente autori di reati contro le donne, di violenza di vario tipo, i femminicidi, potenzialmente ciascuna di noi è vittima di violenza sulle donne, perché non c'è una differenza. E questo lo dico anche per la mia esperienza quando mi sono occupata anche al governo di pari opportunità, incontrando le donne nei centri, nelle case rifugio, nei centri antiviolenza. Non è una questione né di educazione che hai ricevuto, né di status sociale, di provenienza etnica e, come abbiamo visto, nemmeno di età, perché quest'anno purtroppo sono aumentate tantissimo anche le donne over 70 vittime di violenza nel nostro paese. Poi ancora ci sono le indagini in corso e non sappiamo se Aurora, che invece è così giovane, sia stata o meno vittima di femminicidio, però sicuramente un dato c'è: l'età anche non è un elemento di differenziazione, siamo tutte uguali, diciamo, rispetto ai rischi potenziali della violenza. Allora dobbiamo cercare proprio di cambiare la mentalità e proseguire con investimenti significativi. Devo dire che quando siamo stati al governo è stato approvato per la prima volta nel 2015 il Piano Nazionale Antiviolenza, la prima volta che ci sono stati degli investimenti mirati con una strategia nazionale. Da allora in 10 anni ne abbiamo fatta di strada, per fortuna, sono stati fatti tanti passi in avanti, purtroppo siamo ancora lontani da raggiungere l'obiettivo, quindi ben vengano iniziative come queste, quelle che da qui al 25 novembre sicuramente ci aiuteranno a riflettere di più, meglio, in modo ampio e condiviso su un dramma che ancora c'è e purtroppo non è così isolato nel nostro paese. Grazie.
Abbiamo capito che il cuore, oltre che l'ideatrice di questo incontro, che ha un titolo, Quando non saremo più vittime, che ha un accenno di speranza, perché dice quando non saremo più vittime, quindi un giorno forse ci arriveremo. È la segretaria di presidenza e capogruppo nella commissione bicamerale femminicidio, Daniela Sbrollini, che è qui seduta accanto a me. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie alle colleghe e ai colleghi che poi si alterneranno in questo momento di condivisione di un tema trasversale, come è stato ben detto, è un tema che purtroppo ci tocca ogni giorno da vicino, proprio perché la cronaca ormai ogni giorno ci parla di episodi di violenza. Ma prima di entrare nel merito di questo momento di condivisione, di riflessione, oltre a salutare e a ringraziare la dottoressa Paola Casella per moderare questa conferenza stampa, volevo veramente, e poi ne parleremo in maniera più approfondita, ringraziare l'amica Angela Prudenzi, veramente grazie. E veramente grazie Angela. Ci stanno seguendo anche da casa perché abbiamo la diretta dal canale del Senato e quindi veramente è un modo per comunicare un momento di riflessione assieme con delle immagini che vedremo tra poco attraverso questo corto cinematografico che poi andremo a raccontare, ma dove io voglio dire, cara Paola, cara Angela, cari tutte voi, la forza delle immagini in tre minuti, la forza delle immagini in tre minuti per spiegare e raccontare ogni tipo di violenza che attraversa la nostra quotidianità, dalla violenza fisica alla violenza psicologica, alla violenza quella non esplicitata ma che c'è, che esiste. E i dati, in modo particolare, riprendendo le parole di Enrico, di Maria Elena, i dati di questi giorni anche della Fondazione Libellula che mi hanno veramente colpita, si parlava appunto che non c'è più differenza, no? Anagrafica, non c'è più nessun tipo di differenza dal punto di vista purtroppo anche geografico, etnico, culturale, sociale, perché ormai abbiamo visto i femminicidi in modo particolare purtroppo abbracciano ogni tipo di violenza di uomini, ma sono i dati della Fondazione Libellula mi hanno colpito particolarmente perché per 4 adolescenti su 10 le ragazze quando dicono di no in realtà dicono di sì. La prima affermazione che viene fatta attraverso questa indagine fatta tra ragazzi adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Per 2 ragazzi su 10 non è una forma di violenza isolare il proprio partner mettendogli contro amiche o amici e non lo è neanche chiedere foto intime. Per quasi 3 ragazzi su 10 e per una ragazza su 10 non è una forma di violenza nemmeno toccare una persona senza il suo consenso. Lo stalking non è considerata violenza per 4 adolescenti su 10. Perché ho citato alcuni dati di questa indagine che poi approfondisce bene ogni forma di violenza? Perché quando parliamo di strumenti di prevenzione, perché noi abbiamo oggi una buona legge, lo diceva prima la senatrice Boschi, sempre perfettibile, sempre migliorabile, per esempio sicuramente non funzionano i braccialetti elettronici, non funzionano altri strumenti e anche l'inasprimento delle pene abbiamo visto non sempre è un deterrente, ma è la cultura che deve cambiare in questo paese. E deve cambiare soprattutto l'educazione che noi diamo ai nostri figli, a cominciare dai nostri figli maschi. Per fare questo serve, a mio avviso, un nuovo patto educativo tra le famiglie e la scuola.
ognuno con le proprie responsabilità, che sono poi i pilastri di un sistema di welfare. Perché se oggi un adolescente, senza ovviamente colpevolizzare tutti i ragazzi e le ragazze, ci mancherebbe, ma non riesce a comprendere cosa significa amore, la parola amore, cosa significa la parola violenza, allora vuol dire che noi adulti non stiamo trasmettendo dei messaggi in maniera corretta nell'educazione dei nostri figli. E questo è un interrogativo che mi pongo anch'io come madre ogni giorno di un figlio di 14 anni in piena adolescenza. Ecco perché io credo che il primo strumento di prevenzione sia proprio quello, educare alla cultura del sentimento, alla cultura dei sentimenti. Oggi un ragazzo sensibile nella nostra società è considerato un ragazzo fragile e spesso isolato in una società come questa, invece di considerare quello un valore aggiunto della persona. Quindi noi che legiferiamo ci dobbiamo interrogare anche su questo. Io dico fermiamoci un attimo, e lo vedremo anche attraverso le immagini di questo corto, per capire che poi tra il bianco e il nero e il colore, tra il passato e il presente, in realtà ci sono ancora molti stereotipi della nostra società che non sono stati per niente superati, ma che sono ancora un ostacolo ad abbattere ogni forma di violenza. Allora vorrei concludere dicendo che io mi sentirò, come ognuna di voi, come ognuno di voi, felice quando toglieremo quella famosa frase contrasto alla violenza, contrasto ad ogni forma di violenza, a cominciare dalla violenza di genere, e la sostituiremo con il verbo eliminare ogni forma di violenza, ogni forma di dipendenza, ogni forma di violenza che si abbatte nella società che stiamo vivendo. E quindi oggi, attraverso questo corto, speriamo di dare un messaggio positivo, perché dobbiamo partire da quello che è la realtà per avere degli strumenti per costruire una società migliore, fatta prima di tutto di valori come il sentimento, l'amore. Ce lo spiegava Dante Alighieri qualche secolo fa, e usava un verbo che a me piace moltissimo, intuarsi, che è una cosa, è dirompente, scusate, ma io ho questo amore per la poesia, per la letteratura, e intuarsi nel paradiso significava amare la persona entrando nel cuore e nella mente dell'altro, rispettandola e non prevaricandola. Ecco, questo è il messaggio che vi voglio lasciare, e per fortuna che abbiamo autrici, scrittrici, che poi andremo a presentare, che ci danno questa possibilità attraverso le immagini di farci capire cosa è sbagliato e cosa è giusto. Grazie. Direi che è arrivato il momento di vedere questo corto di cui adesso siamo tutte curiose. Io l'ho già visto e posso dirvi che è eccezionale. Lei è piccolina, delicata, 1,60 m di nulla. L'amavo per la sua fragilità, mi piaceva occuparmi di lei. A volte la prendevo per le ascelle, come si fa con i bambini, la facevo girare, girare. Lei è piccolina, delicata, ma con il carattere di un mulo. All'inizio tra noi andava tutto bene. Con il tempo però non riuscivo più a farmi capire. Eppure con le donne io ci so fare. Bisogna farsi sentire da subito, perché sono testarde. Dicono che ero geloso. Le chiedevo solo dove sei stata, chi ha incontrato, domande innocenti. Anche quando le ho chiesto di lasciare il lavoro, era per il suo bene. Lei è piccolina, delicata. Le dicevo non farmi arrabbiare, altrimenti sai cosa succede.
e succedeva sempre la stessa cosa. Non la prendevo più da sotto le ascelle, ma la scuotevo per le spalle, la agitavo come se fosse un cuscino da mettere a posto perché ha preso la forma sbagliata. E prendeva spesso una forma sbagliata. L'ho anche afferrata per il collo e ho stretto, ma solo perché ero disperato. Se ne voleva andare. Con quel poco di fiato che ancora le restava, ha cacciato un urlo spaventoso e allora ho mollato. Lei è piccolina, delicata, ma te le tira proprio. Io a questa la strozzo, ho pensato spesso, e me ne frego se finisco in galera. Poi se n'è andata davvero. L'avevo chiusa a chiave in casa, ancora non so come abbia fatto a calarsi dal secondo piano. Non mi sento lasciato, mi sento abbandonato. Mi fanno male le viscere. Un dolore fisico difficile da sopportare. Come non bastasse mi ha denunciato, non posso più vedere la nostra bambina. Non è giusto, io non sono mai stato violento, la volevo solo educare. Se non capiva, dovevo pur darle qualche schiaffo. Quando uno torna a casa tardi e stanco non lo puoi stressare. Le mie alla fine erano botte educative. Lei è piccolina, delicata, e si è messa con un altro. Uno che le dava la possibilità di sbagliare. Ho scoperto dove abitava e l'ho aspettata. Mi sono fermato solo quando ho visto il sangue e ho capito che ad urlare non era lei, ma la nostra bambina chiusa dentro l'abitacolo dell'auto che guardava verso di me con gli occhi sbarrati. Lei era piccolina, delicata, 1,60 m di nulla. Credo che questo corto sia da un lato bellissimo e dall'altro agghiacciante. Angela Prudenzi è regista e produttrice cinematografica, è una grande esperta di cinema e un'ottima critica. Vorrei proprio chiederle, e mi permetto di darle del tu perché siamo colleghe, perché ha scelto il punto di vista dell'uomo? Dunque, questo corto nasce su impulso di un bando che qualche anno fa fu promosso dal Ministero delle Pari Opportunità. Era un bando che ovviamente aveva come oggetto la violenza sulle donne e si intitolava Cuori al buio, intendendo con questi cuori al buio i cuori delle donne che vivono nell'oscurità perché metaforicamente sono avvolte dalla gelosia o dal possesso di uomini, oppure sono anche purtroppo rinchiuse in stanze senza poter uscire. Ma a me questa cosa è sembrata sbagliata, nel senso che i cuori al buio non possono essere quelli delle donne, i cuori al buio sono quelli degli uomini, sono degli uomini che non amano le donne, per citare un famoso romanzo, e sono anche i cuori di coloro che sono cresciuti all'interno di un'educazione che prevede il possesso dell'altro come qualcosa di estremamente naturale. E io ho sentito veramente l'impulso di raccontare la violenza proprio dalla parte degli uomini, perché credo che per capire come avvenga l'escalation dal semplice "dove sei stata stasera" al femminicidio, cioè alla violenza, alle botte, agli schiaffi e poi fino appunto all'estremo, è un'escalation che segue una ritualità, segue dei meccanismi precisi. Le parole che avete sentito, sì, voglio dire, ovviamente minimamente riscritte, ma sono ispirate a testimonianze vere di uomini maltrattanti e a atti di processi. E la cosa che mi ha stupito quando ho fatto la ricerca per il corto è scoprire che si somigliavano tutte, cioè che tutti adoperavano gli stessi meccanismi di sopraffazione per poter giustificare la violenza contro le proprie donne.
è veramente impressionante, credo che questo poi potrà raccontarcelo anche forse Vanessa Tonnini, che ha collaborato a Cuori Criminali, quindi di atti di processi ne ha letti molti. Ecco, io sono convinta che per poter depotenziare quella che è la cultura del possesso, si debba proprio far vedere, mostrare quali sono questi processi, quali sono questi meccanismi che rendono gli uomini così convinti di possedere le proprie donne. Un'altra cosa che posso aggiungere, che esula un po' dal corto, ma è la risposta che ho avuto quando sono stata in varie città o festival o occasioni in cui si parlava di donne, in cui è stato mostrato. La cosa che mi ha colpito è come molte donne, vedendolo, poi abbiano avuto il coraggio di venire da me e di raccontarmi anche a me è successo. E era sorprendente come questo anche a me è successo non avesse una differenza anagrafica, come ha raccontato Daniela Sbrollini prima. Saremmo impressionati nello scoprire quante donne anziane sono vittime di violenza sessuale, ad esempio, e non lo raccontano perché c'è uno stigma che subito porta in basso le donne che sono grandi, che hanno un'età molto adulta, perché già non si può vivere la sessualità, figuriamoci se si può raccontare di essere state violentate. E poi l'altra cosa è che la violenza non conosce classi sociali. Non illudiamoci che se siamo più colti, più ricchi, se viviamo in situazioni agiate, la violenza non possa coglierci. Cioè, la violenza purtroppo agisce senza conoscere classi sociali e senza conoscere l'educazione di partenza. Ecco, e anche a questo proposito posso dire di essere davvero stata avvicinata da donne che avevano una preparazione culturale di ottimo livello, donne preparate, anche vicine alle questioni femminili, che però sono state ugualmente avviluppate da questa spirale e ci hanno messo parecchio a liberarsene. Quindi, ecco, cerchiamo di smontare il più possibile i meccanismi utilizzati dagli uomini maltrattanti e cerchiamo di avvicinare le giovani generazioni, le giovanissime generazioni a questo problema, perché secondo me è solo conoscendo già da bambine e bambini questi meccanismi che possiamo fuggire noi donne, le donne di domani, al primo, non dico al primo schiaffo, ma veramente alla prima domanda inopportuna, cioè non va già bene, perché esci con le amiche, perché non esci solo con me. Brava. Volevo fare una breve domanda aggiuntiva ad Angela e tra l'altro cogliere l'occasione per ringraziare Pino Calabrese, che è qui davanti a noi, che è la voce che si è ascoltata nel corto. E invece ad Angela chiedo come ha funzionato la ricerca delle immagini, perché sono delle immagini molto particolari e non della contemporaneità. No, infatti sono immagini molto legate a una come dire, a un immaginario anni 50 di un po' di cinema classico, con Gianluca Abate che ha lavorato con me alla ricerca delle immagini. Siamo andati a cercare dei film minori proprio degli anni 40 e 50, molto noir come si può vedere, ma anche immagini di pubblicità di quegli anni, perché credo che in quegli anni sia un po' fissata l'immagine della donna casalinga, cioè la televisione è entrata nelle nostre case e la pubblicità ci regalava un'idea della donna che dovesse essere chiusa tutto il giorno tra quelle quattro mura, felice di pulire, di passare la aspirapolvere. E ecco, per questo che quelle immagini assumono anche un po' una potenza, perché dentro di noi le riconosciamo, ecco, capiamo che
che ci raccontano una storia che anche quella deve essere cominciata a raccontare proprio in maniera diversa. Grazie. Allora, io direi che adesso è il momento di dare la voce a tutte noi. L'unica cortesia che chiedo è cerchiamo di stare entro i 5 minuti, perché così diamo modo a tutti di parlare e anche a chi vuole fare domande di fare le domande del caso. Grazie, funziona già questo? Sì, si sente, sì, va bene. Sì. Intanto grazie, buon pomeriggio. Complimenti ovviamente alla regista e sceneggiatrice per il corto. È un cortometraggio che è un pugno allo stomaco. Mi sento profondamente scossa, colpita dalle emozioni che ho vissuto, e questo documento ci ha offerto uno sguardo inquietante, profondo nella mente di un uomo violento, rivelando come il suo amore possa trasformarsi in una ossessione distruttiva. Ed è straziante vedere come l'amore possa essere distorto, trasformato in un potere che schiaccia, infligge dolore e alla fine porta a conseguenze ovviamente tragiche. La rappresentazione della mente tortuosa di quest'uomo ci ricorda che la violenza non nasce dal nulla, ma alimentata da insicurezze, da paure, da una cultura che troppo spesso giustifica comportamenti tossici. E il messaggio, credo, di questo cortometraggio è chiaro, insomma, l'amore non deve mai farci sentire prigioniere. Ed è fondamentale parlare di queste tematiche, sensibilizzare ed educare, ed è per questo che voglio davvero ringraziare la senatrice Sbrollini per aver organizzato questa conferenza stampa. Perché è un tema che ci riguarda tutti, perché dietro ogni statistica ci sono volti, storie, vite spezzate, e ogni giorno in tutto il mondo milioni di donne vivono nell'incubo della violenza, spesso da parte di chi appunto dovrebbe amarle e proteggerle. Immaginate di essere una giovane madre costretta a chiudere la porta a chiave della casa, temendo che il proprio partner possa sfogare su di lei la sua rabbia. Immaginate di sentire il peso della paura, dell'umiliazione, della solitudine. La violenza non è un atto solo fisico, è un attacco alla dignità, un tentativo di cancellare l'identità di una persona. Le cicatrici rimangono, e non sono solo quelle visibili, ma anche quelle invisibili che segnano l'anima e il cuore. La violenza sulle donne è un fenomeno che nasce dall'idea che la forza possa prevalere sulla vulnerabilità, che il potere possa schiacciare la libertà, ma questa mentalità, come diceva Daniela, deve cambiare. Dobbiamo lavorare insieme per smantellare questi schemi, per educare i nostri figli e le nostre figlie a rispettarsi reciprocamente. E ogni volta che chiudiamo gli occhi di fronte a una battuta, a un commento sgradevole, di fronte a un gesto di violenza, stiamo contribuendo a mantenere viva questa cultura. Ricordiamo che la lotta contro la violenza sulle donne non è soltanto una battaglia per le donne, ma per l'umanità intera, perché una società in cui le donne sono libere dalla violenza è una società più prospera. E le istituzioni hanno un ruolo cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne. La domanda che ci dobbiamo porre noi, che rappresentiamo le istituzioni, è: abbiamo fatto abbastanza? Nel corso degli anni abbiamo approvato il codice rosso, l'Unione Europea nel maggio scorso ha approvato la direttiva contro la violenza sulle donne che tutti i paesi membri dovranno recepire entro il giugno 27, e io personalmente ho presentato un disegno di legge per colmare una lacuna dell'ordinamento, per prevedere il duplice omicidio con una pena non inferiore a 30 anni di carcere nel caso in cui venisse uccisa una donna incinta. Ma evidentemente non basta. Dobbiamo impegnarci a rafforzare le leggi, a implementare programmi di educazione nelle scuole per sensibilizzare ovviamente i giovani e promuovere modelli sani, creare e finanziare centri di accoglienza per donne vittime di violenza, dove le donne possano sentirsi al sicuro, ascoltate, credute, offrire corsi di formazione per le forze dell'ordine, per i professionisti del settore della giustizia, che devono garantire l'empatia e la comprensione. E in sintesi, quindi, le istituzioni devono adottare un approccio multidimensionale, impegnandosi a creare un ambiente in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza,
perché la lotta contro la violenza di genere richiede una mobilitazione collettiva e un impegno continuo da parte di tutti. Perché non si tratta solo di una lotta per il presente, ma di un impegno per le generazioni future, e perché altrimenti continueremo a piangere sempre più vittime, sentendoci ogni giorno sempre più impotenti. Io vi ringrazio anche per avermi dato la possibilità di parlare per prima, perché come sapete devo scappare. Grazie ancora, speriamo di vedere altri momenti come questo, magari con una partecipazione più massiva di uomini, perché poi come al solito ce lo diciamo tra di noi e gli uomini ogni tanto così disertano. Grazie ancora. Ringraziamo la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, che è stata più veloce di me nell'arrivare allo scranno, e passerei la parola alla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, se vuole avvicinarsi allo scranno a sua volta. Grazie veramente, il mio un brevissimo saluto, mi scuso anche per il ritardo, ma ero impegnata in altri impegni istituzionali. Allora, il tema che trattate oggi, grazie a Daniela, grazie alle colleghe, a Maria Elena, alle colleghe che hanno organizzato questo momento, e grazie a chi ha realizzato quel bellissimo cortometraggio. Questo è un tema che ci appartiene, è uno di quei temi che riesce a mettere assieme in realtà tutte le forze politiche trasversalmente. Ne stavamo parlando prima in conferenza dei capigruppo, proprio in occasione della giornata del 25 aprile, per decidere quali saranno le iniziative che anche quest'anno come Senato porteremo avanti. In questi anni in realtà abbiamo fatto, a mio avviso, moltissimo, non solo nel campo della sensibilizzazione contro la violenza di genere, ma anche nelle misure da mettere a disposizione delle donne, per dare alle donne quegli strumenti non solo che li aiutino a diventare più consapevoli di cosa sia la violenza di genere. Il vostro cortometraggio colpisce moltissimo perché è quello che molte donne hanno vissuto sulla propria pelle, no? Una violenza che diventa quasi normalità e che diventa l'unico modo di amare che si conosce, e quindi tutto sommato non viene neppure vista come una violenza. I dati sono allarmanti: una donna uccisa ogni 3 giorni e l'80% delle donne uccise sono uccise da parte di conviventi o di familiari o di persone che erano quelle che più di tutti avrebbero dovuto proteggerle. Significa che noi come Stato, come istituzioni, abbiamo fatto troppo poco su quello che diceva anche la Presidente Ronzulli, cioè sulla formazione, e forse questo, insomma, è sicuramente il momento di maggior consapevolezza anche della politica su cosa bisogna fare, per esempio, quando si parla di educazione all'affettività, all'emotività, alla gestione delle emozioni. Ci abbiamo provato nella scorsa legislatura, non siamo riusciti ad approvare una proposta di legge in quest'ambito, però io credo che sia veramente importante. Quando parliamo di violenza contro le donne, parliamo di violenza che si rispecchia in tanti ambiti e in tanti modi. La violenza è anche quella economica, oltre ad essere appunto quella affettiva e quella fisica. E io credo che abbiamo un grandissimo lavoro come paese da fare per chiudere quei gap strutturali che ancora oggi fanno sì che le donne abbiano meno opportunità degli uomini. Oggi ero al rendiconto sociale, alla presentazione del rendiconto sociale dell'INPS, vedere che in Italia le donne hanno una retribuzione che è il 30% di media più bassa rispetto agli uomini. Vedere che il carico di lavoro ancora oggi ricade per lo più sulle donne: se una donna su 5 entro i 3 anni di vita del figlio deve lasciare il lavoro, vuol dire che noi come paese abbiamo tanto lavoro da fare per chiudere questi gap strutturali, che poi spesso sono anche alla base di quell'esclusione delle donne che le rende poi dipendenti, ecco, verso chi dovrebbe amarle, ma quello assolutamente non può dirsi amore in nessun modo. Quindi grazie per l'opera che fate anche di sensibilizzazione
insomma, veramente vi siamo grati come istituzioni. Questo, il Senato è casa vostra, qualsiasi iniziativa vogliate intraprendere assieme, insomma, noi ci siamo, c'è Daniela, c'è Maria Elena, ci siamo tutte noi e tutti noi. Ci piacerebbe vedere sempre più uomini anche quando presentiamo questi dati e questi numeri, ma quello fa parte del percorso culturale, di questa transizione culturale che sta partendo e speriamo di realizzare presto. Quindi grazie veramente a tutti. Grazie, ora passiamo la parola alla vicepresidente della Commissione bicamerale femminicidio, Cecilia D'Elia. Grazie Maria. Grazie, io volevo ringraziare intanto Daniela Sbrollini per averci fatto questa chiamata trasversale a questa iniziativa e tutte le persone, le parlamentari, ma non solo, che sono qui, sono persone che non solo verso il 25 novembre lavorano su questi temi. Le ho incrociate in tante riunioni della Commissione Femminicidio, prima erano presidenti della Commissione Femminicidio, la prima volta che ho partecipato a una riunione con Maria Elena Boschi era per la cabina di regia, io rappresentavo la Regione Lazio, quindi c'è un lavoro importante che come anche donne delle istituzioni, insieme alle donne delle associazioni, dei centri antiviolenza e del femminismo, e non solo, abbiamo fatto per cambiare le norme e per segnare con uno sguardo diverso quindi anche le norme, però sappiamo che di fronte abbiamo un fenomeno così trasversale, pervasivo, frutto di una cultura, cioè, quindi non solo che attraversa l'età, ma non è detto che dove c'è cultura non c'è violenza, no? Dove c'è estrazione sociale diversa, quindi sappiamo che abbiamo di fronte un grandissimo lavoro in cui quello che è più debole, anche se le stesse norme hanno bisogno comunque di essere aggiornate, e proveremo anche quest'anno come Senato a fare insieme un'approvazione in occasione del 25, però noi siamo deboli sul lato della prevenzione anche rispetto al piano antiviolenza, della prevenzione e del cambiamento culturale e dell'educazione, l'affettività e la cultura è fondamentale, non, proprio lo abbiamo visto anche in questa violenza che coinvolge giovanissimi, la cultura che questo video dimostra, che tra l'altro io trovo molto apprezzabile il capovolgimento della prospettiva che Angela Prudenzi ci ha offerto, appunto guardiamo la violenza dal punto di vista degli uomini che la fanno, no? Non delle vittime, perché è quello che noi dobbiamo scardinare, quella cultura che pensa appunto che tu hai una forma sbagliata, che vai educata. Ricordatevi che fino agli anni 50 c'era Ius Corrigendi, il marito proprio era, cioè noi eravamo delle minorenni, cioè che tu non sei, che no, una cultura che non ti vede come nella tua autonomia e nella tua libertà, e siccome invece le donne sono autonome e libere e vanno e li lasciano a questi uomini e lì esplode, e oggi abbiamo anche le parole per dirlo, femminicidio, penso la poesia di Cristina Torres, no? Che deve, cioè abbiamo, non abbiamo solo prodotto, abbiamo prodotto sapere sulla violenza, e questo sapere va condiviso, e per questo è condiviso e soprattutto chiama in causa uno sguardo maschile. E poi tante altre cose, ma non la voglio fare lunga, dell'impegno ogni giorno, giustamente Maria Elena Boschi diceva quanto è importante avere i dati, noi abbiamo una legge che abbiamo votato tutti, però ancora aspetta i decreti attuativi, la legge 53 del 2022, su appunto anche per leggere meglio questa violenza, abbiamo bisogno del nuovo piano che ancora non c'è, noi l'anno scorso tutti insieme abbiamo, come opposizioni, abbiamo finanziato e rafforzato il finanziamento alle varie azioni sulla violenza, abbiamo bisogno di un investimento importante anche in questa legge di bilancio che stiamo per andare a discutere. Grazie. Grazie. Chiamerei adesso la segretaria di Presidenza del Senato e componente della Commissione bicamerale femminicidio, Valeria Valente. Anch'io mi associo ai ringraziamenti a Daniela, che è sempre, devo dire, una donna piena di energie, ma soprattutto la capacità di mettere insieme con garbo, io dico con molto garbo, che è gentilezza di cui abbiamo sempre più bisogno, reti trasversali e impegno di tutte noi. La ringrazio davvero perché anche il suo è un impegno come quello di tante di noi a cui faceva riferimento la senatrice D'Elia,
costante, non in occasione del 25. Saluto, ovviamente ringrazio, oltre Maria Elena e tutte le altre intervenute, soprattutto chi ha pensato, non avevo modo di conoscervi, ma ho apprezzato molto il taglio del cortometraggio e vi ringrazio per le cose che proverò a dire. Perché? Intanto perché credo che sempre di più, dopo il percorso che abbiamo fatto, e non starò a dire quante cose abbiamo fatto in questi anni, le abbiamo dette tutte, perché credo che ci sia proprio sempre più bisogno di capire che la violenza maschile contro le donne è un problema degli uomini e non delle donne. E quindi assumere il punto di vista degli uomini e capire che la vera sfida che abbiamo, è, del resto i QAV, che sono forse insomma una esperienza, una realtà recente, si interrogano molto su questo, e comunque l'obiettivo dovrebbe essere questo: chiedere agli uomini una chiara assunzione di responsabilità. Un'assunzione di responsabilità e di consapevolezza della violenza che agiscono. E anche perché, quando dico è un problema degli uomini contro le donne, ovviamente non sto a ripetere che il tema è culturale, che le norme repressive o punitive, i fattispecie di reato, tutto, diamo per scontato che tutto questo tra noi lo sappiamo. E invece credo che la sfida vera sia centrare, purtroppo il dato agghiacciante, credo che a me come a tutte noi ci ha colpito, non può non essere così, l'omicidio della ragazza di 13 anni. E la Fondazione Libellule, che esce con questo diciamo, dossier in occasione o comunque in contemporanea a questa vicenda, un po' ci attraversa. Oggi le violenze, nonostante le violenze maschili contro le donne, io mi azzardo, nonostante manchino i decreti attuativi sulla legge, sulle statistiche e i dati, azzardo a dire che sono più di ieri. Non meno, ma più. Non meno, ma più. E non solo perché emergono di più, perché sono proprio di più. Perché sono di più? Perché di fronte agli spazi, all'affermazione di spazi di autonomia e di libertà delle donne, gli uomini reagiscono così. Anche così. Non tutti gli uomini, ovviamente, ça va sans dire. E quindi mi pare questo è. Perché gli uomini faticano a ricostruire, a destrutturare e ricostruire modelli di relazioni diversi. Nel momento in cui le donne affermano i propri spazi di autonomia e di libertà, gli uomini non sanno riattrezzarsi e ricostruire, quindi non escono da modelli stereotipati, anzi sentono, sono anche influenzata da questo, perché c'era questo femminicidio atroce della ragazza di 13 anni, poi c'era il dossier della Fondazione Bello, io ero in giro per le scuole, in Basilicata, quindi una terra anche del sud, in tante scuole ho incontrato tanti ragazzi di questa età, 15 anni, ho un figlio di 15 anni, mi sono molto molto interrogata. E credo che oggi sia veramente quello che dice il dossier della Fondazione, molto molto purtroppo normalizzata. Vedere 25%, 15% dei ragazzi che trova normale controllare, essere geloso, non leggere quella gelosia ossessiva come qualcosa di non corretto, non solo non corretto in una relazione, e questo ci deve un po' tutti quanti inquietare e dirci ovviamente che c'è ancora qualcosa in più che dobbiamo fare. Allora forse il salto di qualità può essere, da un lato, io passo per essere sempre troppo amica dei centri antiviolenza, ma in realtà non è un'amicizia, è una convinzione nel mio profondo, anche maturata nell'esperienza sul campo. Io credo che solo le operatrici dei centri antiviolenza sappiano perché vengono da aver fatto un'esperienza sul campo per tanti anni. Hanno ascoltato le donne, sanno di quello di cui parlano e riescono a fotografare correttamente il fenomeno e a trasferire. Quindi io credo che nell'opera di formazione, che è sicuramente deve vedere protagonista il sistema formativo nazionale, scuole, università e tutte le agenzie educative, io non mi occupo di scuola, ma la famiglia è una delle principali agenzie educative, i mezzi di informazione sono un'altra importante, diciamo, opera attraverso la quale si può fare formazione. In questo campo le protagoniste a formare devono essere le operatrici dei centri antiviolenza, al fianco di tanti altri operatori. Io vado nelle scuole e non so parlare, ragazzi. Cioè, per me è più facile andare a un corso della Scuola Superiore della Magistratura. Mi è capitato, ho avuto l'onore e l'onere di fare delle lezioni alla scuola superiore, vi garantisco che ho trovato più difficile parlare a ragazzi di 14 o 15 anni che a magistrati, che semmai ci dovevi un po' lavorare, però poi trovata la chiave d'accesso riuscivi. Ai ragazzi è veramente difficile entrare in empatia, difficile insomma chiedere loro fiducia, un po' di affidamento in poco tempo.
Quindi non è semplice, ma credo che la scommessa deve essere regolare e collettiva. In questo senso dico quindi le operatrici dei centri a fianco a chi ovviamente sa fare questo mestiere, però le operatrici ti raccontano esperienze vere, realizzate, e su quel terreno poi costruzione di un filone di sapere e di sapienza che ci restituiscono. E quindi in questo senso dobbiamo provare un po' noi la politica a farlo questo salto di qualità rendendole protagoniste. E l'altro pezzo, e ho chiuso, è l'assunzione di responsabilità degli uomini, che va fatta cercando di metterci e di capire come loro se la raccontano. Ed ecco il cortometraggio, per cui veramente ringrazio per questa intuizione. Cioè loro se la raccontano così, innanzitutto queste donne fragili. Ma dove stanno queste donne fragili? Ma dove stanno? Basta! Cioè noi non siamo fragili, noi siamo messe in una condizione di vulnerabilità, volute in una condizione non di fragilità, ma di vulnerabilità. Perché fa comodo, perché è uno spazio di potere che ci contendiamo, perché fa pandanco tutta la storia della forza del corpo delle donne, della 194, della libertà di mettere al mondo i figli, delle libertà, perché siamo potenti, noi potenzialmente siamo molto potenti, generiamo vita e siamo potenti per questo. E si cerca in questo modo di limitare, perché gli uomini non mollano il loro potere, ecco perché oggi sono più violenti, perché noi quel potere ce lo stiamo andando a prendere, purtroppo pagando un prezzo molto alto, troppo alto. E questo ovviamente, per questo dico, prendiamo il racconto di come loro se lo raccontano loro stessi, quindi ci vedono fragili, pensano che ci devono dominare e così si giustificano, no? E si giustificano i loro racconti, quindi assumerlo, conoscerlo questo punto di vista per contrastarlo, in questo senso sì, è ragione Daniela che dice poi arrivare all'eliminazione, cioè alla destrutturazione di questi rapporti scorretti e non sani e ricostruirli su rapporti più corretti. Ecco, io vorrei arrivare a questo 25 novembre consapevoli che abbiamo fatto tanto tanto percorso, ma che forse oggi siamo chiamati a farlo questo salto di qualità. È una battaglia che sembra difficile, molto molto complicata a volte, ma credo che anche per questo io sono una di quelle sostenitrici convinte sulla trasversalità. Io credo che, no, che le forze di centrosinistra e di centrodestra abbiano visioni molto diverse anche sul ruolo della donna nella società, nella famiglia. Questo non ci deve impedire di mettere a punto degli strumenti, lo abbiamo fatto, cerchiamo i minimi comuni denominatori, proviamo a fare anche un piccolo passo in avanti, quindi noi insieme lavoreremo tutte quante, anche in occasione di questo 25, al Senato sicuramente, ma credo anche alla Camera, per chiedere al legislatore, come legislatore, per fare un altro piccolo passo in avanti, sapendo che tutte le leggi, anche le migliori del mondo, che abbiamo, devono essere interpretate e applicate in maniera corretta. E per essere interpretate e applicate ritorniamo sempre al punto che non solo sono le giovani generazioni che devono essere formate, ma che sono anche gli operatori, tutti gli operatori della filiera e della rete antiviolenza, che devono essere adeguatamente formati, specializzati e soprattutto privi di stereotipi e pregiudizi che, ahimè, ancora tanto albergano nelle coscienze di ciascuno di noi, anche quelli che possono sembrare più illuminati. Approfitto per fare un brevissimo commento dopo questo bell'intervento, perché mi viene in mente che la frase che viene ripetuta quasi ossessivamente all'interno del corto è 1,60 m di nulla, come se nel momento in cui una donna reclama uno spazio, un uomo violento cerca di ridurla al nulla proprio. E Daniela, mi viene da chiedere, ma può essere una buona idea portare questo corto nelle scuole? Assolutamente sì, Paola, sono pienamente convinta che questo lavoro lo dobbiamo fare appunto nelle scuole. E la forza di un corto che sta nei 3 minuti, parlando anche a generazioni che sono abituati ad un linguaggio social, che sono abituati a tempi molto stretti, no? Sintetici per come dire, rappresentare anche un linguaggio che necessariamente è cambiato quando parliamo ai nostri ragazzi, ai nostri figli. Credo che un cortometraggio come questo possa veramente parlare a tutte le generazioni. Quindi è una proposta che proprio mi sento di fare. Prendiamolo come un corto itinerante nelle scuole, nei luoghi anche di lavoro dove c'è tanta tanta violenza. Guardate, pensate solo ai dati dell'INPS di oggi, che ci riporta la drammaticità del 30%
di stipendi più bassi delle donne rispetto agli uomini, quella non è violenza. E allora io penso che attraverso il linguaggio, la forza di un corto come questo, noi possiamo veramente parlare a tutti. E quindi grazie fino adesso per tutte le parole che avete detto e grazie, già lo dico, a quello che direte dopo. E poi farò una proposta finale in 30 secondi a chiusura di questa conferenza stampa. Benissimo, adesso daremo la parola a una collega, giornalista e componente del direttivo nazionale Giulia, Eleonora De Nardis, che ahimè il tema della violenza sulle donne lo conosce molto bene. Salve, buonasera a tutte e tutti, mi unisco ai ringraziamenti per Daniela, che per me è Daniela e basta, non è la senatrice Sbrollini, per me è Daniela e basta, ci troviamo spesso e volentieri in questi consessi femminili e femministi, ci tengo a dirlo. Era il 25 novembre del 2017 quando a Venezia veniva firmato e tenuto a battesimo il manifesto per il rispetto e la parità di genere nell'informazione, promosso dalle commissioni pari opportunità della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell'USIGRAI, di tante altre associazioni e promosso ed elaborato da Giulia Giornaliste, che è l'associazione che oggi rappresento. Purtroppo non mi è proprio a livello di carattere, a livello di indole, però oggi devo essere un pochino più pessimista di tutte le persone che mi hanno preceduto e che sono anche abitano nel mio cuore, molte di loro lo sanno. Come cambiare il linguaggio e liberare le parole dalla violenza? Noi vediamo che la violenza di genere è una violenza sistematica, trasversale, specifica, culturalmente radicata ed è un fenomeno endemico, direbbero i sociologi. Per narrarla occorre uno sforzo titanico, occorre porsi al di fuori di stereotipi e pregiudizi, che è il primo passo fondamentale, non contingente, necessario per una reale parità. In prima persona io sono una giornalista, quindi mi occupo di comunicazione, di informazione, di narrare, capita di narrare la violenza. Mi occupo di abbattimento dei bias e degli stereotipi di genere in tutti gli ambiti sociali, chiaramente culturali, ma in particolare nel linguaggio della comunicazione di massa, quindi nel linguaggio dei media. Ho la presunzione ogni giorno di essere scevra da questi stereotipi e pregiudizi e ogni santo giorno mi rendo conto invece di esserne intrisa sino al midollo. Quindi uno sforzo titanico, se lo è per me, come può non esserlo per un uomo, per esempio, per un operatore di comunicazione maschio, per esempio. I punti del manifesto, veloci veloci, perché sono 10. Una carrellata veloce, perché poi invece voglio parlare di un'altra cosa, sempre velocissimamente, perché non voglio togliere appunto il tempo magari alle domande, al diritto di replica e quant'altro. Perché li voglio ripassare questi punti del manifesto di Venezia? Perché parliamo di un manifesto firmato nel 2017, quindi parecchi anni fa, addirittura prima del Covid, quindi sembra un altro mondo, un altro universo, un'altra vita. Questi manifesti non solo vengono puntualmente ignorati, ma addirittura vengono vituperati. Uno, formazione deontologica obbligatoria, non solo per tutti gli operatori della filiera antiviolenza, come diceva giustamente Valente, ma per gli operatori e le operatrici di comunicazione. Cioè chi scrive un articolo in cui narra un fatto di cronaca di violenza di genere non può assolutamente titolare, come ha titolato un giornale mainstream l'altro ieri, Repubblica, omicidio volontario, quando la ragazza di 13 anni è stata buttata giù dal fidanzatino di 15. Si chiama femminicidio. Si chiama femminicidio. E femminicidio costituisce un aggravante come reato penale. Non solo. Il femminicidio non ci dice che è stata uccisa una donna, ci dice perché quella donna è stata uccisa. E quindi va utilizzato come termine. Può non piacere, è cacofonico, non so. Va utilizzato. Evitare stereotipi nei contenuti, nella terminologia e nell'uso delle immagini. Fidanzato e fidanzata insieme sotto braccio nella foto quando lei è stata ammazzata da lui, per esempio. Stereotipi nei contenuti. Lei lo voleva lasciare, lei lo aveva rifiutato. Adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperte, con buona pace delle circolari interne che provengono da Montecitorio, da Palazzo Chigi, da chi ci pare, ok?
Comunque il manifesto di Venezia questo dice: attuare la par condicio di genere in televisione, come anche raccomanda la GCOM. Io non voglio più vedere in televisione, trasmissione in cui ho lavorato anch'io, Porta a Porta, puntata sull'interruzione volontaria di gravidanza, un parterre di uomini. Non so, forse avevano qualche utero nascosto, no? Di riserva in un sacchetto laterale. Utilizzare il termine specifico femminicidio, è il punto 5 del manifesto di Venezia, sottrarsi a strumentalizzazioni, le violenze di serie A, le violenze di serie B non esiste, bisogna illuminare tutti i casi di violenza di genere, anche quelli più trascurati, come quelli nei confronti delle sex workers, come quelli nei confronti delle persone trans. Non esiste che si dice fa un lavoro pericoloso e quindi se l'è andata a cercare, quella è violenza di genere. Mettere in risalto le storie positive delle donne che hanno avuto la forza e il coraggio di sottrarsi alla violenza, non colpevolizzarle sui giornali, non fare quella chiamata di correo su base semantica, come dice la professoressa Flaminia Sacca, che dirige l'osservatorio proprio sul linguaggio dei media, a cui contribuisce in maniera attiva Giulia Giornaliste. Non si può dire che una donna è corresponsabile del reato subito, non si può dire questo. Evitare ogni forma di sfruttamento a fini commerciali, attenzione, vendere più copie, ottenere più click, fare più share in televisione. Io non le voglio sentire le cose raccapriccianti e voyeuristiche, io voglio capire e il racconto mi deve aiutare a capire, non deve essere pruriginoso. Ultimo punto, evitare espressioni irrispettose, denigratorie o svalutative della dignità della donna. Che lavoro faceva? Se aveva incontrato il suo femminicida in una chat di incontri? Cose di questo tipo, per farvi capire quanta differenza di età c'era tra l'una e l'altra. Termini fuorvianti come amore malato, amore tossico, raptus. Perché ve li sto declamando così? Li leggete voi sui giornali? Io sì. Gelosia, passione. Questi termini accostati a crimini dettati solo dalla lucidità del patriarcato e quindi dalla volontà di possesso, di controllo e di annientamento dell'altro genere. Non è un amore malato, è un rapporto di forza. L'uso di immagini che riducano la donna a mero richiamo sessuale o oggetto del desiderio. Li vedete voi? L'uso di queste immagini? Io li vedo. Sono un'operatrice di comunicazione, mi ci metto in mezzo. Io le vedo. Basta accendere un qualsiasi canale televisivo o accedere a un qualsiasi social network per assistere al fallimento, alla metonimia del fallimento di quasi mezzo secolo di battaglie femministe, le donne ridotte a perenni seduttrici. E non ci interessa quello che fanno nel loro privato. Suggerire attenuanti o giustificazioni al femminicida: ha perso il lavoro, era depresso, la tempesta emotiva, ormonale, la gelosia, il tradimento, la separazione, non ci interessa, sia un assassino. Raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, il contrario di quello del pregiato cortometraggio che noi abbiamo visto, perché invece nell'ambito della comunicazione a me non interessa quello che pensava Filippo Turetta e quanto era scosso in quel momento. A me interessa che cosa stava provando la vittima in quel momento, che si doveva laureare di lì a poco. Non mi interessa che lui stava male o non so, che ha preso Giulia in braccio adagiandola sul foliage dove gli innamorati si fanno normalmente le foto. A me questo racconto non interessa. Partendo invece dalla soggettività di chi subisce la violenza, perché è vero che la violenza viene agita dall'uomo e subita dalla donna, ma la donna non è un oggetto, la donna è soggetto. Facciamolo raccontare dalla donna perché si trovava in quella situazione. Una donna che non lo può più raccontare? Facciamolo raccontare attraverso le testimonianze. Un'ultima cosa più personale. Da femminista mi faccio tante domande e da giornalista sono abituata ad analizzare tutti gli scenari. Da madre di 3 figli di 22, 20 e 15 anni, 2 maschi e una femmina tra l'altro, sono abituata anche a esercitare l'empatia, sia con i maschi che con la femmina. E da donna fuoriuscita, ahimè, da un percorso di violenza, mi esercito ogni giorno a riconoscere in me stessa le zone d'ombra, cioè quelle che hanno bisogno comunque di lavoro, no? Quelle più difficili. Però intorno a me, con poche, veramente forse pochissime eccezioni, gli uomini sono immobili, sono inerti, non si interrogano, non si guardano dentro,
non illuminano le loro zone d'ombra. E invece è proprio lì che abita, secondo me, quel desiderio di affermare la propria identità, anche possedendo il corpo della donna o controllando la sua vita, se la si considera la propria donna. E quindi si autoassolvono. Io cosa c'entro? Io non sono così. Io mai, poi mai farei una cosa del genere. Non conosco uomini che fanno queste cose. Come se il fatto di non agire la violenza li assolvesse come genere tutto. E quindi assistiamo a questo enorme, abnorme rimosso collettivo maschile, come se gli uomini non vedessero poi tutto sommato il vantaggio di un cambio, di rovesciamento di paradigmi. Perché questo salto culturale presuppone anche la rinuncia di un privilegio, sicuramente per loro. Un presunto privilegio di genere, perché qui abbiamo l'economista Azzurra Rinaldi che ce lo insegna, che insomma invece si potrebbero aprire nuovi scenari, incredibili scenari anche agli uomini, no? Avrebbero anche meno fardelli sociali sulle spalle, sicuramente. Tutto questo deve cambiare, altrimenti le donne si ritroveranno sempre a essere vittime anche del silenzio attorno a loro. Vittime anche del vuoto, un vuoto che però viene sistematicamente riempito di strumentalizzazioni, di stereotipi, di ignoranza, lo possiamo dire, che l'ignoranza va a colmare le lacune, i buchi. Ma dopo la quantità abnorme di femminicidi giorno, dopo il disastro di come vengono narrati, e mi ci metto in mezzo come categoria, dopo il dolore che ci arriva nel sentire la centratura e la consapevolezza di un padre come Gino Cecchettin, che è stato da pochissimo intervistato, dopo che tocchiamo con mano che l'età dei reati connessi al possesso e al potere si abbassa tremendamente, drammaticamente sempre di più, possiamo ancora negare la necessità di un'educazione affettiva, sentimentale, alla sessualità nelle scuole, un'educazione al consenso nelle scuole? Ecco, secondo me questo passa attraverso un cambiamento di sguardo. È un cambiamento di pensiero collettivo che non è più contingente ma è necessario, altrimenti saremo complici tutti. Grazie. Abbiamo parlato di linguaggio, di come le parole devono cambiare. Chi meglio può parlarci di linguaggio di una scrittrice e sceneggiatrice come Vanessa Tonnini, il cui romanzo Grammatica di un desiderio è appena uscito e che appunto ha una familiarità con l'uso della parola tutta specifica. Sì, buonasera e ringrazio la senatrice Sbrollini per questo invito e Angela Prudenzi, che è una cara amica e una collega. E così credo che il mio compito sia un po' quello forse di essere anche provocatoria, perché ho sentito dire cose giustissime chiaramente con le quali io mi trovo in perfetta condivisione, però provo da autrice, quindi da qualcuno, da una figura che sta completamente al di fuori, no? Dall'ambito di legge, a dirvi un punto di vista. Io credo che mai come in questo tempo la donna sia al centro del suo tempo, molto più dell'uomo, nel senso che noi stiamo vivendo una stagione in cui è vero, le vittime di violenza sono sempre maggiori. Io ho anche collaborato con Amore Criminale, che è una trasmissione importantissima su questo tema e che fa tantissimo proprio a livello sociale per questo. Però se ne parla di più, ma non solo, noi facciamo, c'è anche un grande movimento di neofemminismo, ma è anche un grande movimento sul linguaggio, no? Sulle parole, sulla nuova inclusività che riguarda il linguaggio, quindi mai come in questo momento siamo noi al centro di una grande rivoluzione. Ecco, io parto da questo punto per portarvi su una riflessione. Se in questo tempo la donna trova un ruolo che è quello poi di cambiare il suo tempo, io noto che quello che manca è un discorso sull'uomo, come è stato anche evocato poco fa. Cioè, quello che manca, e parto dal titolo anche del libro che ho fatto, ma che riguarda la violenza piuttosto sugli uomini, è una grammatica dei sentimenti, nel senso, noi assistiamo a un grande movimento, a un grande cambiamento sociale, ma quello che manca è un'educazione dell'uomo. E io temo, anche vedendo oggi la partecipazione, che questo cambiamento debba ancora essere in mano
a noi donne, nel senso che temo che rispetto a questo cambiamento, che è proprio un cambiamento di immagine e di posizionamento nella società dell'uomo, tocca ancora una volta a noi sollecitarlo. E a me ha colpito molto, quando ho visto il cortometraggio di Angela, due temi. Uno, questa separazione tra l'immagine e il linguaggio. Io credo che l'immagine della donna oggi sia ancora un'immagine molto, quella che riportano i mass media, quello che riportano, come dire, anche spesso il cinema, è un'immagine ancora legata al passato, mentre il linguaggio che noi usiamo quotidianamente, ci sta portando nella lotta a delle posizioni diverse. Io mai credo che siamo stati veramente così protagoniste, anche subendo questo momento, ma noi stiamo lottando moltissimo rispetto alle generazioni precedenti. L'altro tema che mi ha colpito molto è il titolo, che è Con te o senza te, perché negli atti appunto di Amori criminali, quando si costruiscono le puntate che sono fatte esclusivamente da Matilde ed Enrico sugli atti processuali, quindi riprendono sempre quelli che sono le intercettazioni, i dialoghi, e tutto ciò che è registrato, quindi che è reale, quello che colpisce è che lo scatto della violenza nasca sempre da un discorso di disparità, cioè l'uomo si ritrova rispetto alla compagna in una posizione, o per delle ragioni economiche, o perché ha perso il lavoro, o perché ha delle insicurezze, in una posizione che lui ritiene di inferiorità. Ecco, questo è un tema enorme e che credo che sia dietro ogni femminicidio, e sul quale forse è il nostro compito lavorare. E penso che l'educazione, sicuramente l'immagine ha un ruolo importante, il cinema, le storie, però temo che spetti ancora una volta, è una provocazione che faccio, però credo che spetti a noi trovare le soluzioni, perché sento che a parte dei casi rari, da parte maschile non ci sia questa consapevolezza. C'è un po' un discorso di ritrovare, anche aiutare le figure maschili a ritrovare un ruolo nella società. Purtroppo il tempo è tiranno, perché alla fine di questi interventi, che sono stati veramente utilissimi e profondi, non c'è il tempo di approfondire con delle domande, purtroppo. Ma io sono molto grata a tutti gli interventi e a chi ha parlato per la lucidità e per la comprensione del tema profonda, diretta, competente. Credo che, visto che la violenza contro le donne è un argomento purtroppo trasversale, abbiamo detto attraversa l'età, attraversa le culture, attraversa le religioni, penso che sia importante che sia trasversale la reazione che noi abbiamo nei confronti di questo argomento, e credo che parlarne in ambito politico sia molto importante, perché c'è bisogno proprio di un'unione di forze che vada a mirare al risultato e non al proprio orticello. Grazie a tutti. Grazie. Voglio dire grazie veramente ad Angela, perché attraverso il suo cortometraggio noi in meno di un'ora e mezza siamo riusciti a parlare toccando i vari punti di vista e toccando cos'è ogni forma di violenza. Ovviamente è un messaggio che noi vogliamo lanciare forte da un'istituzione come quella del Senato, quindi Angela grazie, perché ovviamente questo è un cammino che vogliamo fare insieme a te anche in altri momenti. Grazie veramente a tutte voi, a tutti voi che siete intervenuti, grazie a chi ci sta seguendo da casa. E voglio chiudere, lasciando poi ad Angela la parola, le conclusioni, voglio dirvi che, se siete d'accordo, qui con Cecilia, con Valeria in modo particolare, magari lo possiamo proporre anche ad altri in una prossima capigruppo, mi piacerebbe chiedere al Presidente Ignazio La Russa, in quanto Presidente del Senato, l'installazione di una panchina rossa anche qui in Senato, perché anche i simboli sono importanti e queste istituzioni non hanno ancora nessun simbolo qui dentro per ricordare ad ognuna di noi, ad ognuno di noi,
cosa vuol dire violenza. Grazie a te, Angela. Ma ora sono state dette molte cose, io sono molto toccata da tutte le parole che ho sentito e sono toccata molto anche dall'impegno che ho sentito trasmesso con compassione e davvero con un'idea profonda di che cosa significhi essere dentro un'istituzione e lottare per cambiare qualcosa. Voi siete legislatrici, legislatori, e avete gli strumenti per poter fare in modo che sempre più leggi ci siano a tutela delle donne. Quindi, ecco, da parte mia non può che esserci un grazie, intanto per avermi invitato, ma anche perché ho capito, toccato con mano, sai quando si leggono i giornali si ha una sorta di distanza, no? Chissà che fanno queste politiche e questi politici. E invece, ecco, ho toccato con mano che su un tema come questo davvero l'impegno è trasversale e grazie per quello che fate.